Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con una grossissima novità. Eccolo qua, abbiamo intervistato Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, proprio oggi a Gorizia, e devo ringraziare anche il grande Guido del Bar Torino, devo ringraziare lui che era in un altro bar e che mi ha detto: guarda, dovrebbe essere lui, perché io non lo conosco molto bene. Io ho il grande speaker Cesare, che lui è un grande specialista di sport, a me mi ha preso anche la sprovvista, però io metto lo stesso tutta l'intervista come è stata messa, come è stata impostata, preso così al volo. Ecco, lui è venuto a Gorizia perché c'ha un amico e un'amica qua in questa città, e gli ho chiesto così velocemente. Bene, devo dire che questo grande CT è un grande speaker, un grande giornalista, grande personaggio di ciclismo, podismo, ha vinto 2 gare di ciclismo. Sono andato dopo a vedere su Google, grazie a Google che dopo tu riesci ad avere tutte queste bellissime notizie, e subito dopo è arrivato Cesare, peccato, però comunque io ringrazio, ci ha fatto anche gli auguri per i nostri 18 anni. Andiamo con l'intervista a Davide Cassani. Abbiamo il grandissimo, diciamo, all'epoca sportivo, no, grande speaker di bicicletta, no? di corsa di biciclette, oggi invece grande CT della Nazionale Italiana. Senta, a Gorizia. Allora io ho detto a Dennis: ma Dio, quando che lo vedi, dacci questa possibilità, no? Visto che noi siamo una TV piccola, Gorizia TV, ecco. Allora, lei è a Gorizia, le posso chiedere cosa pensa di questa città? È una bellissima città, sono qui per trovare un carissimo amico, e una giornata qui in questa città, dove tra l'altro ero già venuto in altre occasioni, tra le quali una tappa al Giro, un campionato italiano. Io mi ricordo all'epoca avevo intervistato il CT della Nazionale, ancora parlo non so di una decina o 10 anni fa, 15 mi ricordo, di questo personaggio qua a Gorizia era. Invece volevo dire, lei conosce che c'era un grande ciclista anche goriziano, penso che lei si ricorderà, è il grande mondiale, penso, no? Come? Un mondiale, aveva... Adesso non so come spiegarle, c'era un grande ciclista italiano che si chiamava Ursic, giusto? Giusto. Mi può dire qualcosa su di lui? Non è che l'ho conosciuto benissimo, perché sono passati un po'. Eh beh, naturalmente. Però lei, essendo uno storico della. Sì, però non conosco tanto, so che appunto era un friulano, quindi, però non sapevo esattamente che fosse di Gorizia. Era di Gorizia, sì. Senta, allora, io adesso gli ho detto della città di Gorizia, ha detto che lei le piace, c'ha un amico, noi siamo molto felici che lei è qua a Gorizia. Cosa pensa della Nazionale Italiana adesso? Avrà futuro? Spero di sì, adesso quest'anno è un anno anche particolare, perché ci sono i giochi olimpici, esatto. Il Nero, tra l'altro avremo un percorso molto negativo, avremo delle possibilità con Pagliaro, Vincenzo Nibali. Quindi avremo anche questa grande opportunità, e poi naturalmente i mondiali a metà ottobre saranno in Qatar, un altro corso per velocisti, ce la metteremo. Avremo la possibilità noi? Speriamo di sì. Speriamo di sì. Gorizia TV porta bene, perché mi ricordo quando è arrivata la pallanuoto italiana femminile, che era alle Olimpiadi in Grecia, mi sembra. Atene, sono venute qua a Gorizia a allenarsi tutto, e poi hanno vinto le Olimpiadi ad Atene. Io spero che Gorizia TV porti bene, no? Grazie. Senta, vuoi fare un bel saluto a Gorizia TV, che fa anche 18 anni di attività quest'anno? Un saluto a Gorizia TV, e se dovessero andare bene le Olimpiadi ci rivediamo qua. Va bene, grazie mille. Bene, ringrazio il CT della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. Mi scuso con la gente, ma mi sono trovato impreparato, me lo sono trovato lì immediatamente. Comunque gli facciamo un bocca al lupo, come dice lui, e vediamo come andrà per i mondiali in Brasile.